presidente d'eccezione a Roma. Ha Haile Selassie imperatore d'Etiopia, un re africano ricco di dignità, un personaggio che la politica mondiale ha posto più di una volta in contatto con l'Italia. È venuto nel nostro paese dopo 25 anni di vera amicizia italo-etiopica, un'amicizia che dimostrò tutta intera e con animo immensamente superiore già nel 1941, quando, rientrato ad Addis Abeba, salvò 35.000 italiani condannati a morte dalle bande nazionaliste d'Abissinia. L'invasione del suo paese l'aveva voluta Benito Mussolini, il capo del fascismo, ma Haile Selassie seppe distinguere fra il regime politico di allora e il popolo italiano, tanto da suggerire ai suoi sudditi: amate gli italiani, essi debbono essere i vostri amici da qui a un remotissimo futuro. Una lungimiranza che pochi regnanti e quasi nessun politico d'allora possedeva. E la stessa lungimiranza nel suo discorso a Ginevra nel 1935 presso la Società delle Nazioni, quando predisse cosa sarebbero costati Mussolini e Hitler non a lui ma all'Europa e al mondo intero. Costò smisuratamente caro, costò troppo. Se a quel tempo l'Italia avesse impegnato quei capitali buttati nelle avventure colonialistiche nel meridione del paese, oggi avremmo regioni e problemi meno arretrati. L'impero sui colli fatali di Roma ci stette poco. Oggi sui colli fatali ci passa il Negus, che in fondo rappresenta anche quei 15.000 italiani che in Etiopia da 30 anni lavorano guadagnando onori e posizioni. L'Italia è il paese straniero che Haile Selassie ama di più e forse per questo ha accettato di lasciare l'obelisco di Aksum, preda bellica del tempo, in cambio di un ospedale che l'Italia costruirà ad Addis Abeba. I malati di quella città avranno un rifugio in più. I nazionalisti nostrani potranno invece tenersi l'obelisco, che ha 2.000 anni, è alto 24 metri e pesa 140 tonnellate.